Ciao a tutti cacini e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qua perché voglio farvi un tutorial su come installare OBS Studio e poi settarlo anche tutto per bene, in modo da avere la miglior qualità e la miglior registrazione. Ma direi di non perderci troppo in chiacchiere e di andare subito col tutorial. Eccoci qui sul nostro computer. In questo caso andrò a usare una virtual machine, essendo che OBS ce l'ho già sul mio computer principale. E andiamo su un nostro carissimo browser. Potete usare Google, Chrome, Edge, come in questo caso, quello che volete. E successivamente dovrete scrivere OBS Studio molto semplicemente e inviate. Dovrete cliccare questo link qua, ovvero obsproject.com, ve lo lascio in descrizione. E una volta cliccato andrete a scegliere la vostra versione. Se avete Mac ovviamente scegliete questa, io in questo caso ho Windows, quindi installo questa. Come potete vedere mi si sta già installando, ci metterà poco perché sono 130 MB. Una volta aver installato il file, ovvero l'installer di OBS, vi basterà andare sull'esplora file, andare sulla cartella download e fare doppio clic su questo file. A questo punto cliccate next, di nuovo next, qua potete lasciare tranquillamente la cartella, se poi volete cambiare disco va bene, e cliccate install. A questo punto vi installerà il programma sul vostro computer. Ok, appena finito di installarsi, qua facciamo finish. Una volta installato ve lo ritroverete sul vostro desktop e vi basterà fare doppio clic. E questa qua sarà la prima interfaccia. Qua potrete scegliere per cosa ottimizzare OBS, io in questo caso metto le registrazioni. Qua potrete scegliere la risoluzione di base, in questo caso io vi consiglio sempre di lasciare 1920x1080 e gli FPS 60-30, ma preferisco 60 quando possibile, ve lo consiglio. Cliccate avanti, qua applica impostazioni e avrete iniziato a settare le prime cose di OBS. Aperto OBS la prima volta vedrete lo schermo tutto nero, ma adesso vi spiego come rimuovere questo problema. È veramente semplice, vi basterà andare su fonti e fare questo qua più, e qua potrete scegliere una di queste voci: cattura gioco, cattura la finestra oppure cattura lo schermo. Quello che uso io nei video di solito è cattura lo schermo e vi mostrerà tutto ciò che c'è nello schermo. Qua sceglierete il metodo di acquisizione, lo schermo, che vi consiglio di lasciarlo normalmente, e se catturare il cursore oppure no. In questo caso a me non si vedrà molto probabilmente perché sto già registrando con OBS, però aggiungiamo altre fonti per rendere la nostra registrazione molto più professionale. Torniamo qua sul più e mettiamo cattura l'audio in entrata e fate ok, potete scegliergli il nome che volete, e qua il dispositivo, e se avete collegato un microfono come me vi uscirà il nome del dispositivo. In questo caso la virtual machine non lo riconosce. Qua adesso vi verranno due voci, eliminate pure microfono DSP ausiliario. I settaggi principali li abbiamo installati, ma adesso andrei a vedere anche quelli più tecnici. Poi ovviamente qua potete mettere dispositivo di cattura video e vi userà la webcam del computer. E se andiamo su impostazioni, qua potremo scegliere molte robe. Qua le dirette, che è una cosa già più interessante. Potete scegliere il servizio, ad esempio volete fare live su YouTube, molto semplice. E per iniziare le live vi basterà connettere il vostro account, quindi fate connetti account e vi farà andare qua a inserire le mail. Poi vi basterà cliccare qui avvia diretta e voi andrete in diretta. Poi abbiamo uscita, dove possiamo modificare un botto di cose, ma secondo me si può tranquillamente lasciare tutto com'è. L'audio è già più interessante e qua possiamo scegliere la frequenza di campionamento e i canali stereo e mono. Qua su video possiamo selezionare gli FPS che vogliamo nella registrazione oppure la risoluzione video, e le avanzate, che anche qua vi consiglio di tenerle normali. Un'ultima cosa molto utile è che se magari non volete che l'audio del desktop si senta molto forte, qua potrete andare ad abbassarlo di quanti decibel volete. E l'audio del microfono dipende, io vi consiglio di lasciarlo sempre qua com'è al massimo. Poi se clicchiamo su cattura l'audio in entrata potremo mettergli ad esempio dei filtri. Ad esempio il microfono si sente basso, vi basterà cliccare qua al più e guadagno. Cliccate ok e invece selezionate i decibel che volete guadagnare. Io vi consiglio 12, 10, se avete il microfono che si sente molto basso, e poi vi basterà fare chiudi. Per i più esperti abbiamo molte altre voci, ad esempio con compressore, ve lo settate come volete e poi fate chiudi. Poi qua a sinistra dello schermo abbiamo le scene, ad esempio la scena 1 ci va bene solo ogni tanto e vogliamo creare altre scene, ci basterà switchare e qua potremo settare un'altra scena. Ad esempio qua volete fare solo cattura gioco e volete il dispositivo di cattura video, va benissimo, mettete questi due. Poi vi ristufate di questa, tornate su scena normale. Ultima cosa, ovvero la più importante, è o avviare la diretta o avviare la registrazione. A voi basterà cliccare qua e il vostro programma vi inizierà a catturare tutto lo schermo del vostro computer. Voi tornerete alla home e OBS vi registrerà il tutto. Una volta finita tornerete qua, cliccate termina registrazione e poi la importate sul vostro programma di editing video e la editate. Perciò cacceni, direi che il tutorial può anche finire qua. L'ho fatto principalmente per quelli che sono all'inizio e magari vogliono iniziare a fare video su YouTube oppure
live su Twitch, su YouTube, come vogliono loro. Ho cercato di spiegarlo nel modo più semplice possibile. Ovviamente spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi altri miei tutorial simili, che voglio renderla una semiserie. E noi ci vediamo giovedì con un nuovo video. Ciao ciao caccini!